Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto alla LAO per averci ospitato qui in questa importante manifestazione a Varese. Noi il secondo anno che veniamo qui. Io sono Andrea Ghiazza, amministratore del gruppo Facebook Orchidemania, un gruppo Facebook nato in Liguria e, come vedete dal titolo, nato proprio durante la pandemia, quindi siamo nati dentro proprio le difficoltà. Lei è Claudia Gallo, altra amministratrice, nonché mia moglie. Sento un po' di partigianeria in questo, però direi che possiamo andare avanti. Allora, grazie davvero a tutti di essere qui. Partiamo subito. Il titolo dice un pochettino tutto: Orchidee Social quando la mania supera la pandemia. Al di là della rima forzata, è proprio la realtà. È proprio la realtà, perché noi abbiamo sempre avuto, come tanti di voi, il pollice verde, abbiamo sempre avuto la passione comunque per le piante, per i bonsai e anche per orchidee, ma non così sviluppata. Il fatto di essere costretti in casa, tra virgolette, perché questo è stato, ci ha permesso quindi di sviluppare la passione ancora di più, di svilupparla chiaramente insieme, e di conseguenza siamo andati avanti e come tutti voi, come ognuno di voi, all'inizio ha maturato e ha sviluppato questa passione comune. Vi faccio vedere brevemente, qua lo vedete dalle slide, di cosa parliamo oggi. Vi dico già, vi faccio una piccola premessa, non sarà un corso tecnico, quindi spero di non deludere nessuno di voi, ma non avremo né le competenze né la bravura che tanti altri colleghi o amici appassionati come noi hanno. Di conseguenza faremo qualcosa di più leggero, ma speriamo comunque di ugualmente curioso e appassionante. Daremo un po' di numeri, i numeri li diamo già tutti i giorni a casa, ma oggi ne daremo ancora di più. Vedremo, faremo anche una sorta di gioco, cercheremo di coinvolgere anche voi. L'abbiamo chiamato maschi contro femmine, è un po' una provocazione. Vedremo alcuni sondaggi che vi abbiamo stressato sul gruppo Facebook Orchidemania e risponderemo alle vostre domande e poi ci avvieremo alle conclusioni e quindi anche a un pranzo, visto l'orario di domenica. Brevemente, come vi dicevo, diamo un po' di numeri. Siamo 10.952, siamo in costante e continua evoluzione e, come vi dicevo, siamo nati nel 2020, quindi da poco più di un anno il gruppo si è sviluppato, è cresciuto ed è diventato poco più di... dal pargolo è diventato un bambino. La pandemia ha modificato chiaramente tutte le abitudini. Nessuno di noi pensava fino a due anni fa di essere qui indossando una mascherina. Sembrava una cosa improbabile, improponibile, lo vedevamo dai telegiornali, lo vedevamo al di fuori di qua e sembrava un mondo lontano, tanto lontano da noi e tanto distante da noi. E per questo avevo selezionato tre frasi che vogliono essere proprio un'evoluzione di come è cambiata la nostra vita e la nostra chiaramente passione. La prima frase è questa che vedete: ci sono due modi di affrontare le difficoltà, modificare le difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle. La seconda frase unisce tutti noi, perché comunque è attraverso l'unione di intenti, attraverso la passione. Comunque oggi siamo tutti qua perché c'è un filo conduttore comune, c'è un fil rouge che ci lega tutti, e di conseguenza l'unione fa la forza, non solo tra le persone, tra i valori, ma proprio anche la passione che ci accomuna. E l'ultima frase, che è una frase che ha preso il sopravvento, ma io la ritengo molto vera, cioè una frase comunque quotidiana, è quella di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. Ed è così. Nonostante le difficoltà, sono convinto che sia così. Non è di Pozzi. È di Pozzi? Non lo sapevo. Mi scuso col maestro, allora. Abbiamo giocato un pochettino. Le domande sull'esistenza sono sempre state: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? E quella è sempre stata la domanda che ci siamo posti tutti noi, sia a livello personale, sia a livello di lavoro, sia a livello proprio di periodi particolari della vita. E noi abbiamo voluto anche modificarlo, giocando un pochettino secondo anche l'evoluzione. Siamo tutti un pochettino social, perché nessuno è escluso, nessuno qua tra i presenti è immune da questo contagio sociale, e l'abbiamo giocato, abbiamo messo quanti siamo, quanti like riceviamo e cosa condividiamo, perché fondamentalmente ogni giorno siamo di fronte a una scelta: cosa condividiamo, cosa ci piace. Quindi misuriamo tutto in like, in follower, in
in seguaci, quindi è tutto fondamentalmente in iscritti, è tutto un è tutto così, ormai il mondo va in questa direzione. Di conseguenza, lo dicevamo, l'uomo per natura è un animale sociale, per nessuno di noi, soprattutto in questo momento, potrebbe fare a meno di uno dell'altro. Siamo sociali e lo dimostra il fatto che siamo iscritti sempre più su Instagram, su Facebook, cioè i numeri sui social network dimostrano che c'è sempre più interesse e sempre più spazio per la nostra socialità. C'è sempre voglia di... poi ci sarebbe da discutere a lungo sull'essere, sull'apparire, su questo esula chiaramente da questi pochi minuti insieme. Però fatto sta che comunque la socialità è diventata ormai un fatto di dominio comune. E noi abbiamo parlato tantissimo in questo periodo di libertà, si è parlato chiaramente non solo sui gruppi Facebook, ma proprio a tutti i livelli della sfera personale e di vita. Si è parlato tanto di libertà e noi ci siamo chiesti, libertà è una libertà totale, incondizionata, oppure una libertà con delle regole? Chiaramente la risposta è una libertà con le regole. E il nostro gruppo di appassionati è proprio nato con l'intento di essere sì liberi, ma avere delle regole. Regole che non devono mai trascendere dal rispetto e dall'educazione. E abbiamo anche una piccola particolarità di cui andiamo fieri, il fatto di nessuno in cattedra, cioè siamo tutti veramente allo stesso livello, ci aiutiamo, qualcuno sarà più esperto con le Phalaenopsis, qualcuno sarà esperto con i Dendrobium, qualcuno ci potrà dare un consiglio su un substrato, qualcun altro sull'irrigazione, ma partiamo veramente da una passione comune dove è una sorta di gruppo un po' dal basso. Qua non ci sono maestri, non ci sono professori, non c'è nessuno che ci bacchetta, e così deve continuare a essere. Chiaramente questo è imprescindibile, il fatto che ci devono essere delle regole, ci deve essere l'educazione. Quindi qua vedete alcune regole che noi abbiamo indicato: gentilezza e cortesia, ma questa è una regola che va al di fuori della sfera delle orchidee, l'educazione e il rispetto. Come vi dicevo, nessuno salga in cattedra, nessuno si deve sentire più bravo di un altro. Siamo tutti qui per imparare, cioè tutti abbiamo possiamo specializzarci, ma nessuno di noi è fatto e finito. Non aver paura di chiedere aiuto, questo è stato bello. A volte tutti noi vorremmo soffocare qualcuno, quando entro vedo le orchidee verdi, ora l'agricola ci ospita e magari ci manda via tra un minuto, ma quando vedo le orchidee colorate o gli infusi d'aglio o gente vestita da vampiro che aggira intorno e fa la macumba, tutti noi diciamo: lo dobbiamo proprio approvare. Chiaramente si fa, si approva, a meno che non sia proprio una cosa che abbiamo visto di tutto e avrete visto di tutto. Gli ultimi mesi ho visto anche il consiglio dei capelli, di mettere capelli, perché secondo una signora negli anni e anni, come? Nel substrato mettere capelli perché arieggiano molto il terreno, le radici, e quindi lei diceva: io quando taglio i capelli mi raccomando non buttateli via, mettetele all'interno delle radici. Quindi sentiamo davvero e vediamo di tutto, chiaramente andiamo ai limiti, ecco, condividiamo i limiti della decenza, mettiamolo così. Aspetti la tua risposta a questo consiglio. Non ricordo, Leonora, ricordamela tu. Che dovevi fare lo shuttle con 20-20-20. Esatto, esattamente, ecco, non dobbiamo mai dimenticarci, quando ci chiediamo da dove veniamo, non dobbiamo mai dimenticarci comunque la base, un po' di ironia, ecco. Purtroppo qualcuno si sarà anche offeso, questo ci dispiace molto, però dobbiamo tutti essere ironici ed autoironici senza chiaramente sconfinare nell'insulto. Però ne trovate, anzi si stava pensando anche di fare un video proprio con tutti gli aspetti un po' più divertenti, proprio perché le orchidee è bello, ma l'aspetto per conto nostro più bello è quello di oggi, quello di ritrovarci, bere un bicchiere di vino, stare a tavola la sera, parlare, scambiarci, farci due risate. Quindi questo è secondo noi l'aspetto sempre più bello ed è imprescindibile da ogni passione. Coltivare significa avere pazienza. Vediamo tutti i giorni post: guardi, l'ho comprata settimana scorsa, non mi fiorisce, oppure ho lo stelo, l'ho misurato un millimetro più lungo della settimana scorsa. Ci vuole un po' di pazienza. Ci vuole veramente tanta tanta pazienza, e non solo con le piante. E l'ultimo comandamento, mettiamolo così, è quello: divertiamoci. È quello che si diceva prima. Sorridiamo, scherziamo,
prendiamoci in giro lecitamente, ma non offendiamoci e non abbiamo veramente paura di chiedere un giudizio. Secondo voi quanti uomini e quante donne ci sono nel gruppo? Indicativamente, dovreste dare una percentuale, giochiamo un pochettino. Perché questo, io anche poi per lavoro ho un breve passato da giornalista e quindi sono sempre catturato dalle parole ma anche dai numeri. Secondo voi quanti sono? In percentuale, fate 100 persone su un gruppo, noi siamo 10.000 persone. Quanti uomini e quante donne? 60% donne e 40%. 60% donne e 40 uomini. Ok? 70 uomini e 30 donne. 70 uomini e 30 donne. 60 e 40, quindi grazie, d'accordo con il ragazzo. Ancora uno? L'ultimo? Più uomini che donne. 60-40 alla rovescia. Ah, alla rovescia, quindi più uomini. 60, ok, va bene. Qualcuno ci è andato molto vicino, ma nessuno ci è andato così vicino. Qualcun altro ha preso una cantonata. 84% donne, 16% uomini. Ve lo dico perché una cosa è un dato, io avrei detto sicuramente, al di là di vedere i dati del gruppo, avrei detto sicuramente più donne, però non mi sarei aspettato forse una cosa così schiacciante. Sul nostro gruppo, ovviamente. Sul nostro gruppo, chiaramente, però su 11.000 persone, diciamo che un po' di statistica su 11.000 persone inizia a esserci. Ora, oggi in sala siamo più o meno a metà, direi, c'è forse qualche donna in più. E la risposta chiaramente è maschi contro femmine, chi la spunterà? E la risposta è le donne, come sempre, perché finisce sempre così. Rispondiamo alla seconda risposta. Noi veniamo da Savona, quindi un gruppo prettamente nasce come gruppo ligure, come piccolo punto di riferimento per la Liguria, che era un pochettino scoperta sotto questo punto di vista, e come vedete infatti rispecchia, ci sono persone da tutte le parti, ma noi abbiamo messo chiaramente i principali, e vedete come Savona e Genova anche oggi qui con noi sono i gruppi un pochettino, le persone, gli utenti un po' più numerose. Chiaramente non finisce qui, perché abbiamo tutti i giorni testimonianze, post di persone da altri paesi del mondo. Tutto il mondo e il paese non è solo una provocazione, ma è proprio un dato di fatto. Vediamo persone dalla Svizzera, dalla Germania, dal Brasile, dalla Francia, da altri stati, tantissimi. I numeri più piccoli, non abbiamo indicato, sono quasi tutti del Sud America. E qua invece abbiamo chiesto anche, ci siamo presi una rivincita nei maschietti, e abbiamo chiesto anche, sì, chiedere l'età di una donna, non l'abbiamo chiesta, o meglio, non l'abbiamo chiesta, l'abbiamo presa da Facebook e abbiamo detto qual è l'età prevalente delle persone iscritte a un gruppo? Seconda domanda che vi pongo, secondo voi in fasce di età, più giovani, via di mezzo, più anziani? Via di mezzo. 50 e 60. 50 e 60, vediamo se ti riscatti. Ok, ed effettivamente qua invece è un po' più plausibile, nel senso che l'età, la fascia di età, qua vedete in blu, spero che lo vediate, sì, in blu più scuro il dato più alto è quello delle donne, perché chiaramente è in proporzione a donne e uomini, come ci dicevamo prima, ma la fascia di età è quella 45-54 anni. È molto proporzionato, anche questo è curioso, perché vediamo anche come sia la primissima fascia 18-24 che quella dai 65 in su siano comunque abbastanza equilibrate. E anche si rispecchia tra uomini e donne, perché si vede, no, che la fascia d'età è mantenuta, no, la proporzione, no, anche tra gli uomini. Il rapporto si è mantenuto tra uomo e donna, salendo anche con l'età, salendo e scendendo è sempre comunque un rapporto molto 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 costante. Qua noi abbiamo fatto anche un po' di giochi, abbiamo cercato di fare qualcosa un po' di diverso, no? Anche qui abbiamo cercato di stimolare anche voi. Come vi dicevo, non nasciamo come bacchettoni e questo non vogliamo essere, né maestri né bacchettoni, ecco, questo ce lo siamo imposto fin da subito. E abbiamo chiesto un po' di cose e abbiamo ottenuto un po' di risposte. E la cosa, forse è una cosa banale, potrebbe essere scontata a prima vista, ci siamo chiesti qual è la prima cosa che aspettate da un gruppo Facebook dedicato alle orchidee. Erano le domande della sera di ghiaccia. Quando non dormo inizio a fare queste domande qui. Quindi, o quando non dormo, o quando bevo un po' di più o mangio pesante, queste sono le domande che
che rivolgo a tutti voi. E la cosa curiosa, e vi racconto anche questa, ma non vuole essere una pillola di egocentrismo, ma è proprio la realtà. La sera, avevo iniziato a fare alcune domande la sera, una sera che ho finito di lavorare molto tardi, ero subissato di messaggio, ma stasera non chiedi niente. E quindi ho capito forse che era più un lavoro, questa passione, che il mio lavoro principale. E la risposta è stata, la prima risposta, informazioni e nozioni da utenti più esperti. Quindi forse è quello che tutti un po' ci aspettiamo, nel senso chiedere, domandare per avere delle risposte. La mia pianta fiorirà? La mia pianta sta male? La radice sta bene? Cioè, questo è quello che chiediamo un pochettino tutti. La seconda è la condivisione di conoscenze. Io so una cosa e la voglio condividere. Quindi ho avuto un'esperienza facile con una pianta, con un genere, e voglio condividere la mia esperienza con voi. Un pochettino staccata anche svago e compagnia. E questo si riflette un pochettino sul tema grosso del nostro piccolo intervento di oggi. Ovvero, ci sono alcune persone che hanno una sorta di compagnia, quindi lo utilizzano anche come una sorta di compagnia. Magari sono da solo, scrivo, ho questa passione, e vediamo gli altri se riesco a far gruppo. Parlavamo prima fuori da questa diretta con alcuni amici, ci dicevano: noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di fare rete con gli altri al di fuori della nostra città, o comunque vicino ai nostri confini. Cioè, in modo anche con tante persone di voi, oggi ci stiamo conoscendo, stiamo parlando finalmente di persone, quindi ci stiamo guardando negli occhi, finalmente. E poi chiaramente mostrare le proprie piante alla community. Ci sono solo due voti, ma in questo non ci credo. Io questo credo che sia un dato un po' falsato, non ci credo, perché comunque un pochettino di, lasciatemi dire, di vanità ce l'abbiamo tutti, quindi quando abbiamo una bella fioritura ci fa tutti piacere farla vedere e fare rosicare quello che magari non è riuscito a farla fiorire, o a quello che dice: io la butto nell'umido perché la tua è fortunata, la mia no. Oppure piace tanto far vedere le orchidee che saltano nel carrello, no? Esatto, sì. Ecco, questa sarà una cosa bandita poi nei prossimi giorni. Non è vero, questa non sarà, è vero. Le orchidee che saltano nel carrello saranno bandite assolutamente. E anche quelle colorate, esatto. A meno che non siano colorate con i colori della Sampdoria. Quelle saranno le uniche orchidee che noi accetteremo. Anche quelle. Saranno le uniche quelle che verranno accettate. In questo saremo molto duri e poco democratici. E poi abbiamo chiesto un'altra cosa che secondo me è molto curiosa. Cioè, questa è una cosa invece che non, secondo me non vi aspettate. Qual è il tuo contributo all'interno del gruppo? La maggior parte sono utenti passivi, cioè sono utenti che non commentano, non condividono, non scrivono. Sono utenti che guardano, si informano, leggono, ma non scrivono assolutamente nulla. E questa è una cosa curiosa. Questo, timidezza, magari. Sì, c'è anche della timidezza, c'è anche il fatto magari di solamente di voler ascoltare, voler apprendere, o aver paura anche ad esporsi, aver paura magari a dare un contributo, a dare un giudizio, a aver paura anche di essere giudicato dagli altri, no? Come tantissimi fanno delle domande anche intelligenti e si pongono il problema di dire: forse sto disturbando qualcuno, forse la mia domanda è stupida. Chi fa le domande stupide invece notoriamente le fa, cioè non si fa questo pensiero. Questa è la realtà dei fatti. Chi ha una domanda idiota solitamente dice: io la pubblico, va occhi chiusi, la pubblica. Perché è convinto che sia una domanda molto intelligente. Esatto. Però questo è un aspetto su cui... Esattamente. Esatto. E lì rientra un pochettino in quello che dicevamo. Nozioni sì, insegnamento sì, ma anche un po' di essere anche un po' ironici, prenderci anche un pochettino poco sul serio. Comunque questo è un aspetto molto curioso, nel senso che io ho fatto una ricerca che 5 persone su 6 che sono presenti all'interno, noi facciamo come campione il nostro gruppo, chiaramente, perché non posso mettermi a vedere i dati di altri, ma 5 persone su 6 all'interno del gruppo non fanno negli ultimi 30 giorni nessun tipo di interazione. Entrano, guardano, visualizzano, ma non scrivono, non commentano, non condividono, non mettono un like. E questo è un dato comunque abbastanza interessante. Qualcuno candidamente lo scrive: sono un utente pressoché passivo perché ho paura di scrivere inesattezze ed essere giudicato. Quindi qua subentra anche una sfera personale. E poi c'è anche un'ultima sfera: quelli che prendono le piante degli altri
fanno uno screenshot e dicono guardate che bella la mia fioritura, perché esistono anche quelli, eh? Non commentiamo questa storia. C'è qualcuno, qualche vittima, sì esatto, c'è qualche vittima di mobbing qui in sala, non lo vediamo, è vestita di rosso ma non vi diciamo chi è. E c'è anche questo, c'è anche chi attribuisce una fotografia di un'altra persona, la condivide, la pubblica su un altro gruppo dicendo guardate che fioritura, la mia è una fioritura meravigliosa, guardate e prendete spunto da me. Questo poi, poi vi racconterò che la stessa Barbara aveva già preso la fotografia di un'altra persona, quindi, quindi lei per prima non era non aveva la coscienza a posto. Non gli credete. La terza domanda è invidioso. Argomenti di video tutorial. Noi siamo andati su YouTube e abbiamo fatto qualche video tutorial molto a livello amatoriale, perché per noi è una passione, non deve essere un lavoro, sennò poi diventa veramente pesante e noioso, invece deve essere una cosa bella e divertente. E ci hanno chiesto orchidee botaniche come curarle, quindi anche qua vi chiediamo se volete contribuire anche voi con degli spunti, con delle idee. La coltivazione in casa, trucchi e accorgimenti, ma qua gli amici di Alao secondo me sono stati molto più esaustivi di noi. Un video speciale sulle Vanda, quindi che si parli solo di coltivazione di Vanda. Il Kokedama, che anche lì è una cosa un po' particolare, non è una cosa da tutti i giorni. E qualcun altro ci ha chiesto i Cimbidium. Queste sono state le cose più richieste. Sì, gli argomenti richiesti dagli utenti. Questo invece è un dato curioso relativo non solo all'orchidea, ma relativo proprio ai nostri comportamenti. Io per primo probabilmente non avrei fatto prima della pandemia la spesa, non me la sarei fatto portare in casa mai. Non avrei compilato su un'app del telefono la lista della spesa. Sarei andato in negozio, avrei fatto la spesa, sarei andato al supermercato, dopo il lavoro. Tanto si sa che poi vanno sempre i mariti e mai le mogli, quindi l'avrei fatto dopo il lavoro, sarei andato a fare la spesa. Detto questo, sono cambiate anche un po' le abitudini. E soprattutto sulle piante, soprattutto quelle in stelo, quindi sicuramente più delicate, più veramente che si prestano a maggiori cure, maggiori attenzioni, ci siamo lasciati andare e quindi abbiamo fatto, forse anche un po' per evasione, forse per darci una soddisfazione, forse per toglierci un pochettino di stress e di ansia da dosso, abbiamo fatto degli acquisti online anche di piante. Forse l'abbiamo sempre fatto, ma sicuramente il numero di acquisti online è aumentato esponenzialmente. Tantissime persone non avrebbero mai comprato una pianta, se non sotto casa o se non andando a visitare un vivaio. Adesso tantissime persone acquistano online, si fanno mandare la fotografia al massimo, o addirittura qualcuno va sul sito e a scatola chiusa inserisce la carta di credito e procede all'acquisto. E questa è una consapevolezza diversa, è un'usanza molto diversa. E qua dimostra tanto quello che dicevamo prima. Un'altra fetta molto grossa dice: ho iniziato ad avvicinarmi alla coltivazione delle orchidee proprio durante il lockdown. Quindi è maturata questa passione, forse è esplosa, forse era già all'interno di noi, ma non era così forte e così radicata. Ecco, questo riprende un pochettino quello che ci siamo detti prima. Come sono cambiate le vostre abitudini di acquisto? Abbiamo chiesto proprio direttamente, principalmente come acquistate un'orchidea, e chiaramente ha vinto online con spedizione. Il primo periodo ovviamente era un periodo dove si poteva fare solo quello, cioè si poteva solo acquistare online. I contatti, lo sapete meglio di me, erano contatti molto, molto limitati, molto sporadici, se non proprio inerenti al lavoro. E quindi ci siamo concessi qualche libertà e qualche sfizio proprio con la spedizione online. La seconda voce è fisicamente nei vivai specializzati della nostra regione, e poi c'è una fetta consistente che dice nei supermercati e nella grossa distribuzione. Noi abbiamo dato spazio, non penso mai di aver fatto pubblicità, però abbiamo dato visibilità, questo sì. Cioè noi ci siamo molto immedesimati in questi mesi con i vivaisti specializzati in orchidee locali. Abbiamo conosciuto delle storie e soprattutto abbiamo visto delle famiglie. Abbiamo visto che dietro un'azienda c'è spesso una mamma, un papà, un figlio, a volte ci sono delle persone completamente sole che si trovano a gestire da sole un'azienda. E quindi ci siamo messi nei loro panni e abbiamo detto, ma nel nostro piccolo, perché di piccolo si parla di goccia nell'oceano, proviamo a dargli un po' di visibilità, proviamo a dargli una mano, proviamo a dargli un aiuto e a fargli conoscere e emergere un pochettino.
perché il discorso dell'online non è un discorso ancora da tutti. Tanti hanno proprio ancora la tradizione di vendere col cliente davanti e quindi non erano neanche attrezzati a questo tipo di lavoro. E quindi noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a dare visibilità. E tantissimi hanno scoperto anche dei vivai, noi per primi. Noi abbiamo avviato una collaborazione anche con Verde Gioia, soprattutto di Arenzano a Genova, che ringraziamo, soprattutto dedicata anche a dei video tutorial dove loro si sono prestati a darci informazioni, consigli pratici, e loro stessi si sono fatti conoscere, sono usciti un pochettino dal loro guscio, si sono fatti conoscere e adesso iniziano a camminare con le proprie gambe anche sulla sfera della vendita online. E noi per primi li abbiamo scoperti. Noi eravamo a un quarto d'ora, 20 minuti di macchina, non di più, appassionati, e non li conoscevamo. Erano su una collina, tra l'altro una collina bellissima, vista mare. Vi porto l'esempio, per l'esempio più vicino a noi, non li conoscevamo. Erano chiusi molto al loro interno, alla vendita al dettaglio, al fiorista, al privato, ma non né alla spedizione online né all'aprirsi a nuove vendite. E qua abbiamo fatto invece un molto obiettivamente, tanto sono tutti impegnati a vendere, quindi nessuno ci può rimanere male. Quali sono i vostri vivai italiani preferiti e specializzati in orchidee? E abbiamo fatto rispondere con massimo 3 risposte multiple, per chiaramente stabilità e disponibilità, la varietà di specie e il rapporto anche qualità-prezzo, perché in questi tempi anche il rapporto qualità-prezzo a volte va a incidere sulla scelta. A volte quei 5 euro in più di un garden piuttosto di un vivaio specializzato possono pesare anche nell'acquisto. E abbiamo visto che il primo che ha vinto era ieri qua, non in qualità di stand presente, ma in qualità di appassionato. Si è venuto a fare un giro, abbiamo mangiato volentieri insieme, è Nardotto. Anche lì un'altra eccellenza, sempre del territorio ligure. Anche quello abbiamo visto quanti in Liguria siamo andati. Abbiamo fatto un po' di video, tutorial, eccetera, abbiamo visto quante realtà locali sono vicine a noi e magari non erano né esaltate né si presentavano né avevano un po' di vetrina online. Al secondo posto dalla Toscana c'è l'Androni Orchidee, l'Orchideria di Morosolo al terzo posto, qui chiaramente a Varese, insieme a Gioele Pozzi, e in questa classifica anche Verde Gioia Orchidee. Noi non vi vogliamo annoiare, speriamo di aver trascorso insieme una mezz'oretta. Sì, giusto, 27 minuti. 27 minuti, anche perché ci hanno messo in quest'ora da pranzo, quindi sentiamo perché... Noi siamo venuti per quello, perché poi andiamo a mangiare. Esatto, la gente è venuta perché va a mangiare, non per ascoltare me, io questo lo so, ma poi verrete puniti tutto uno a uno. E tanto sono stato anche punito da solo, perché... Io sono un appassionato di calcio, sono un tifoso della Sampdoria e la Sampdoria gioca proprio oggi alle 12.30, quindi di tutti gli orari possibili e immaginabili la domenica alle 12.30 l'hanno messa, quindi mi ha fatto anche questo dispetto. Al di là di questo io vi ringrazio, se avete piacere poi di andare a vedere chi ancora non l'ha fatto il tutorial su YouTube, abbiamo aperto anche il canale Instagram, sempre Orchidee Manie, e su Facebook. E grazie, speriamo di avervi dato qualche numero e qualche curiosità. Grazie a tutti voi.